parte interessantissima la crescita e il livello di sviluppo del product placement in Italia, pur da sempre considerato uno degli atteggiamenti limitari del mercato pubblicitario, può dare molti frutti in una catena di valore che può essere importante, se si vuole anche in termini aggiuntivi a quelli che sono i normali investimenti pubblicitari. Per quello che riguarda l'animazione, i livelli di contraddizione del settore sono in qualche misura duplici. Da un lato il prodotto di animazione di per sé gode rispetto al live action di caratteristiche, parliamo ovviamente di buoni prodotti, di universalità e di trasversalità estremamente importanti e quindi può durare nel tempo e essere indifferente ai luoghi. Dall'altro canto la grandissima attenzione riguarda soprattutto l'atteggiamento nei confronti dei minori. Noi sappiamo che esistono dei limiti di età precisi entro cui un bambino non distingue messaggi pubblicitari da messaggi che recano comunque contenuto e quindi si possono creare dei danni permanenti in qualche modo. E l'altro problema è ovviamente dato da tutti quei prodotti che già nel caso degli adulti sono caricati fortemente di contenuti etici, senso negativo ovviamente, per cui l'attenzione nei confronti dei minori rappresenta di nuovo un ulteriore sbarramento a questo. L'ultimo dato è che l'apertura del mercato, la decisiva apertura del mercato dagli anni 90 verso un mercato di animazione per adulti può portare invece a uno sfruttamento abbastanza interessante del settore, con tutte le cautele del caso.